Il lavoro che cambia, le sfide della tecnologia, le prospettive occupazionali, un nuovo umanesimo sono stati i temi al centro del 22° convegno regionale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, organizzato alla Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani del Popolo ad Ascoli Piceno. Un incontro partecipato ed estremamente attuale che ha visto anche il contributo scientifico dell'Università Politecnica delle Marche. È una tappa perché tutta l'Italia si sta interrogando su questo, l'Italia dei maestri del lavoro si sta interrogando su questo tema, cercando di individuare nei territori anche quelle peculiarità e quelle incisività che i vari relatori possono portare. Nel 2024 ci sarà un convegno nazionale della Federazione dove verranno raccolti tutti i temi e tutte le tematiche che sono state esplorate nel momento dei vari consigli regionali. E quindi un ringraziamento va al console regionale Orlandini, al console di Ascoli Piceno Giorgio Fiore, che ci hanno permesso questa bellissima giornata qua e dalla quale noi pensiamo di poter trarre alcuni, direi, momenti di riflessione. Il tema è affascinante, indubbiamente, e i maestri del lavoro, che sono un po' sempre all'avanguardia su determinate tematiche, vorrebbero poter dare il proprio contributo su questo tema incisivo per il futuro non solo del lavoro, ma anche della nostra nazione e dell'Europa. Ritornare agli aspetti valoriali. La maestra del lavoro continua ad insistere su questo aspetto di carattere valoriale, al centro l'uomo nel nuovo umanesimo. Un nuovo umanesimo è possibile nel lavoro anche con l'intelligenza artificiale? Certamente sì, l'intelligenza artificiale è uno strumento che ci può aiutare tantissimo in tutti i contesti, anche quelli umani e sociali, ovviamente tenendo sempre conto dei limiti e dei rischi che può causare se è usata male. C'è il rischio di perdita di posti di lavoro in questo senso, secondo lei? Direi di no, perché si creano dei posti di lavoro diversi rispetto a quelli precedenti, però bisogna continuamente innovarsi, puntare all'innovazione. Secondo me è un'iniziativa importantissima e ringrazio i maestri del lavoro per aver organizzato questa bellissima iniziativa. Che tipo di percorso vuol partire da qua? Non è un punto di arrivo. Ma assolutamente no, diciamo che il mondo del lavoro si è modificato per l'ennesima volta, soprattutto per le problematiche che ci sono state con la pandemia, che ha in pratica cambiato diversi modi anche di lavorare e diciamo che oggi come oggi il problema del reddito da lavoro non è più il primo problema principale perché c'è dell'altro. Quindi l'uomo, come è stato detto, deve tornare al centro del lavoro e essere appunto questo nuovo umanesimo, il rilancio del lavoro uomo-lavoro. Di contro c'è il discorso dell'intelligenza artificiale che abbiamo voluto noi oggi mettere a confronto con questa necessità di un nuovo umanesimo, perché l'intelligenza artificiale può creare preoccupazioni e le sta creando, e qualcuno già dice che ci saranno criticità sull'occupazione, soprattutto per le nuove generazioni. Però dico sempre io, l'intelligenza artificiale è uno strumento e come tale va utilizzato, per cui può essere una occasione di combinare l'intelligenza artificiale con l'uomo, in una sorta di collaborazione che poi abbiamo riassunto, se non so se avete avuto modo di vedere, sul nostro manifesto, dove c'è un robot e un intellettuale che si guardano negli occhi, come a dire ci capiamo o ci facciamo la guerra. Mi complimento con gli organizzatori, con i maestri del lavoro per questo importante appuntamento, tantissime persone, un tema molto interessante, molto attuale. Io credo che non dobbiamo aver paura dei cambiamenti. L'intelligenza artificiale non è solo il futuro, ma è già presente. Io lo vedo in tantissimi meccanismi già che riguardano il lavoro. Però credo che, siccome quando parliamo di marchigiani, imprenditori, artigiani, maestri del lavoro, marchigiani, la caratteristica fondamentale è il saper fare. Il saper fare non è solamente tecnica, ma anche un insieme di culturale, di sentimento, e nessuna macchina può in un certo senso sostituirsi a tutto ciò. Quindi
è importante avere questa consapevolezza e non avere paura di uno strumento che invece potrebbe essere molto utile anche per nuove tipologie di lavoro.